L'antica Interamna Nars, terra tra due fiumi, costituisce una parte molto importante e suggestiva del territorio umbro. Il paesaggio ternano, ricco di boschi e fonti d'acqua, si fonde perfettamente con città e paesi ad alta concentrazione demografica, creando così un perfetto equilibrio tra città e natura. Benvenuti nel primo dei due documentari che andranno a raccontare l'aspetto naturalistico del progetto La Scuola Fa Quartiere. Oggi ci troviamo nel cuore del quartiere Borgo Bovio. Io sono Riccardo Mattea, sono laureato in Zoologia e Conservazione della Biodiversità. Vi spiegheremo l'importanza del rapporto uomo-natura all'interno delle nostre città. Dovete sapere che, secondo le stime di molti studiosi, entro il 2050 circa il 50-70% della popolazione mondiale andrà a vivere in città e questo causerà l'espansione a macchia d'olio di un fenomeno chiamato l'estinzione dell'esperienza, che evidenzierà sempre di più il distacco che c'è tra uomo e natura, causato principalmente dall'abbandono delle nostre campagne e montagne, dove le tradizioni ci tenevano legate alla terra. È dunque di vitale importanza capire come la gestione dei nostri giardini e del nostro verde pubblico può migliorare la vita di animali quali il merlo, il passero o anche un verzellino e come questi non solo possono trovare rifugio all'interno di un ambiente che per noi sembra così lontano dall'ambiente naturale, ma anche trovarvi numerose fonti di cibo. In questo momento siamo in una zona di transizione tra la periferia di Borgo Bovio e la Valserra e ci troviamo di fronte ad un'abbondante fioritura di orchidee selvatiche, di cui in Italia abbiamo circa 150 specie e 60 all'interno del territorio umbro. Eppure essendo in una zona di transizione, queste piante sono riuscite a raggiungere una fioritura copiosa. In Umbria tutte le orchidee spontanee sono tutelate da una legge regionale e quindi sarebbe bene non recidere i fiori durante questo periodo. Bene, ora non ci rimane che spostarci in un ambiente più naturale, quello della Valserra.